Ebbene sì, cari amici, buongiorno. Sono in lieve ritardo questa mattina. Ho dormito. Mi avevo promesso di arrivare un po' più sveglio, ma cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Sono sempre addormentato. Va bene, e possiamo passare alla rasatura di quest'oggi, di questa domenica. E mi aiuterà il 67,35 di Omega. Guardate che ciuffo oramai. Questo è, sembra un tasso intero, eh? Pazzesco, pazzesco. Mondial Zagara. Oggi rasatura completamente italica. Italica Mondial Zagara. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il Fatip Wood con il manico in noce, open comb, e lametta Munster, fatta in Italia, da noi italiani. È pressoché l'unica. Questo è il blister, la scatola, anzi, da 100 pezzi, Monster, è fatta nel nord Italia, Cerro Maggiore. Allora, prima di armare il rasoio vorrei montare in viso subito la crema. Cerro Maggiore, amici. Allora, Mondial Zagara. Profumi di agrume pazzeschi. Allora, la consistenza è molto dura. Questo è un sapone, non è una crema. Ma io monto il sapone chiaramente in ciotola quando posso, e cioè in questo caso la metto sul pavimento della ciotola in questo modo, e poi passo al montaggio. Quasi a secco addirittura. Ammazza, ma non schiuma. Schiuma, schiuma. E ci vuole un po', per alimentare il ciuffo di questo 67,35. Poi bisogna ammorbidire questa crema sapone, tutti i passaggi che io non ho fatto, perché non ho voglia. Chi c'ha voglia di fare queste cose qui? Adattatevi anche voi alla vostra voglia di fare. Mettere il filo d'acqua nel... Cavolo, c'ha voglia di fare tutti i passaggi. Tanto monta lo stesso, ci mettete un po' di più, ma monta. Monta, monta! E monta, monta, su, monta. Dai, dai, su, forza! E questa maglietta Jack Daniels che ho messo stamattina? Eh? Questa è vintage. Puro vintage, sembro Quentin Tarantino, mitico. Ciao Quentin, eh? Ma io direi che posso anche montare già in viso. Mamma mia, che profumo! E qui ci stava bene l'Omega 621, eh?
certi montaggi. La vedo piuttosto protettiva, questa crema sapone. Adesso posso armare Fatip di questa Monster Platinum, se non ricordo male. Questa è Platinum. Questa è Platinum. Assenza di colla, cere o altri affini. E armiamo il Fatip. Ammazza che vite lunga, ma non me la ricordavo prima. Infatti, ma la vite così lunga? Boh. Sarà più lunga la vite dei prigionieri di questa nuova versione di Fatip. Non so, mi sembrava più corta quella. E voilà! Asimmetria a go-go, ma io me ne frego, nel senso che è più lunga da una parte che dall'altra. Vabbè, aggiustiamo. Fazzini, Fazzini, a Ilario, caro Ilario, l'amico Ilario. Aggiungiamo acqua alla preparazione. Water. Oggi è tardissimo, è tardissimo. Sono le 9:30 circa qui. Mentre giro il video, quindi mi vedrete boh, a mezzogiorno. Eh sì, ora che finisco la rasatura e il video viene elaborato e trasmesso, io mi fa tipo intanto. Boh. Ma è closing o open? No, è open. Delicato, eh? È delicato. Sento le campane della chiesa. Ma che ore sono? Le 10? 9 meno 10 meno un quarto, Fatip Wood.
Mi sembra fin troppo delicato questo fatip. Sarà perché sono abituato a R41 e allora il fatip mi sembra un giocattolino. Però vabbè, meglio, no? Io chiederei a Fatip di fare una versione, cioè ha fatto il gentile, adesso dovrebbe fare l'efficace, eh? Ilario, perché non fai la versione di Fatip e la chiami efficace? Il Fatip efficace. Guardate che ciuffo questo 67-35. È il 48 dei tassi. Silver Tip. Ecco che inizia il montaggio serio, eh? Perché quello della prima passata non era un montaggio terminato. Mancava di un po' d'acqua. Adesso inizia a diventare della giusta consistenza la crema. Gigante questo 67-35. Voilà! Fatip Wood in passata obliqua. Non male. Non male perché comunque queste monster sono delicate. Delicato questo Fatip, eh? Insisto nel dire che la testa sia più delicata, ingentilita, e adesso arriveremo al contropelo, no? Per vedere
il risultato finale con questo Fatip Wood, noce, la presa del manico mi sembra più prensile, in legno. Certo, bisogna stare attenti a non bagnarlo, però c'è un piccolo trucco. A parte che la casa costruttrice sicuramente fa un trattamento idrorepellente per il manico, però non è sufficiente, non fidatevi. E prima di utilizzarlo, il giorno prima spennellatelo con dell'olio di argan, olio di lino, quello che avete, e lasciatelo asciugare, e diventerà veramente idrorepellente. Rasatura italiana, tutta italiana oggi, contropelo, rade, rade, rade. Ecco qua. Sono contento, eh. Contento, sì. Incredibile! No, incredibile, perché porta via la barba, Con estrema naturalezza, questo Fatip Wood, con la testa che voglio verificare come mai... come mai abbia la vite più lunga o... Bah, non lo so, magari mi sbaglio, eh.
Una buona rasatura. Anzi, ottima direi. Ottima perché non ha lasciato irritazione post barba, il pelo è stato asportato con estrema facilità da questo Fatip Open Comb OC, quindi. E che dire, questa lametta Munster, prodotto italiano, super platinum, l'ho sentita veramente poco sul viso, tanto che mi chiedevo se appunto ci fosse o meno la lametta. Questa Mondial Zagara mi è piaciuta un po' perché è una crema sapone, non è né una crema e neanche un sapone solido, quindi è una via di mezzo. E rimane sul fondo della ciotola, quindi addirittura riutilizzabile, cosa che io non faccio praticamente mai perché utilizzo tutta la crema a disposizione. E poi questa profumazione di fiori d'agrume molto persistente durante la rasatura. Prezzo non è invitante perché comunque costa un po'. Ci sono altri prodotti che magari vi possono dare un grado di protezione più elevato. Però in questo caso la profumazione è piuttosto primaverile, anzi spiccatamente primaverile, vi dà una freschezza di un viso piuttosto pronunciata. E allora adesso utilizzo il Pino Silvestre, eh? Pino Silvestre perché voglio continuare la rasatura italiana. Magari per il pino è un po' tardi, vista la primavera. Ah, quindi si accende veramente il viso con questo Pino Silvestre. Ah, ma è buonissimo, eh? Lo so che a voi non piace il Pino Silvestre, che sa di old troppo, ma a me piace molto. E poi metto questa Venus, crema da giorno. Crema da giorno. Eh sì, perché c'è da giorno, da notte. Ma quella da notte contiene qualche cosa per far dormire, boh. No, perché? Guardate l'effusione di Pino Silvestre come mi ha acceso il volto. Che dura poco, dura 5 minuti, poi va via tutto. Mi piace proprio sentire questo calore che si sprigiona. In realtà non era Pino Silvestre, ma era Jack Daniel's Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey. Carissimi amici, e cosa dire di questo Omega 6735, che vederlo dall'alto è veramente un tasso, è veramente un tasso. Guardate, un quarto della mia faccia, pazzesco. Guardate, è gigantesco, è diventato gigantesco. È diventato gigantesco perché lo uso parecchio e quindi oramai il ciuffo si è completamente aperto. Bene, cari amici, stavo dimenticando di parlarvi di questo Fatip. Questo Fatip, vabbè, in versione Wood, perché acquistare la versione Wood? A me non piacciono particolarmente i pezzi con manico lavorato o che dir si voglia, oppure in legno. Diciamo che è solo una questione di occhio. Io amo i
i rasoi in acciaio e l'ho comprato perché in realtà è un pezzo che mancava dalla mia collezione ormai nutrita. E non ho più niente da comprare, c'è ancora qualcosa, ma oramai sul mercato ho rastrellato dappertutto, non c'è più niente. A parte il vintage che ancora vi devo far vedere, che cosa volete comprare? Oramai il mercato è saturo dai miei acquisti. Vabbè, però ho un bel pezzo, insomma. Poi avete visto la facilità di utilizzo, ma zazzazzazza. Taglia via tutto, incredibile. Ma mi è piaciuto, perché comunque lo posso anche usare quotidianamente. Non è male. Cari amici, io vi abbraccio e un grosso saluto da Mauro. Una buonissima giornata e scusate per la mia pazzia, perché magari i video pomeridiani sono più seri, quelli della mattina invece, sono un'altra persona, un po' pazzo, un po' così. Va bene, un bacio, un abbraccio a tutti, buona giornata e ciao da Mauro, a presto cari amici!